Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. A Pontegola in via Romaiano 2, oltre 50 anni di esperienza, servizio celere e professionale per ogni esigenza di assistenza per compressori e idropulitrici. Concessionaria Compressori Kaiser. Kaiser Compressori è uno dei principali produttori e fornitori di prodotti e servizi nel campo dell'aria compressa in tutto il mondo. Tutti i prodotti li potete trovare da Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. E a Pontegola, Pisa, via Romaiano 2, telefono 0571 497780. Buonasera amici sportivi, ben trovati, ben ritrovati in diretta su Telecentro 2, canale 94, a Calcio Toscano, Calcio Giocato. Buonasera da Maurizio Zini, come sempre un mercoledì in diretta fino alle ore 22 per quanto riguarda dalla Serie A fino ai campionati dilettanti, ma anche dalla prossima settimana anche campionati del settore giovanile che riprenderanno, caro Marco Morelli che è qui accanto a me, e quindi aspettiamo ovviamente la prossima settimana per parlare anche del settore giovanile. Ho già annunciato accanto a me lo storico Marco Morelli. Buonasera a tutti e bentrovati. Mi hai detto, se non sbaglio, mentre c'era sigla, so tutto a memoria, è vero? Sì, sì. Il bello della diretta è proprio questo, capito? Vediamo, vediamo come sarà là. Anche voi da casa ricordatevi i messaggi, ora usciranno anche il numero di telefono per quanto riguarda i vostri messaggi in diretta. È tornato con noi, diamo il bentornato e ben ritrovato al direttore sportivo del Real Fortezza, Stefano Ferrara. Buonasera a tutti, buonasera, mi ha fatto molto piacere questo invito, grazie, grazie. Innanzitutto grazie a te, perché so che oggi gioca la prima partita la tua squadra e quindi ti toccherà dividere, a fine trasmissione scapperai per la loro cena e quindi ci abbandonerai proprio sul tavolo apparecchiato, come si usa dire. Sì, 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 sì. D'altra parte io più di... colpa cieca o colpa lavoro. Diamo un po' una botta di vino e una botta di là. Via. Una notizia però al volo, perché parliamo di calcio toscano. Sì. Sono usciti oggi, dopo tanto tempo, i calendari di terza categoria e anche della Coppa. La novità, se non sbaglio, è che non c'è il Livorno, cioè la S Livorno, giusto? Sì, diciamo... correva voce che ci fosse l'iscrizione, è rimasta un pochettino in sospeso, però oggi sono uscite, è uscito il calendario, è uscito anche gli accoppiamenti di coppa, e il girone è composto da 11 squadre anziché 12, quindi questo io non posso dire niente perché lo può sapere solamente la federazione. Sì, infatti Stefano appunto guardava appunto il girone che è uscito, è un girone abbastanza, a parte il girone della costa, è abbastanza impegnativo perché c'è diverse squadre dell'Elba, sì, squadre sì, del comprensorio, sì, anche sì, Piombino, sì, 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 è un sì, girone che come livornese vede voli portuale e si può dire fra virgolette è guasticcia. Io penso che ci sia anche, devo dire, anche la Campese.
anche da Campese. Quindi campi abbastanza ospiti, sì. Poi purtroppo pesa molto la trasferta perché quando andiamo di là praticamente i ragazzi perdono tutto il giorno, certo. Siamo legati a traghetti, quindi la federazione viene un po' in incontro, ci fanno giocare a un determinato orario, un pochettino prima rispetto agli altri, però poi ci rigira, va via la mattina, torni la sera, il discorso è questo. Vabbè, comunque, d'altra parte... Vabbè, tanto poi affronteremo poi anche cosa hai fatto come lavoro per questo Real Fortezza. Parliamo ora invece di Serie A, le squadre toscane stanno veramente meritando fino ad oggi. La Fiorentina batte l'Udinese 1-0, ma soprattutto quest'Empoli straordinario che batte 4-2 il Bologna. Io ero allo stadio, accanto a me due posti in là c'era un certo Giacomo Scioni, corrispondente della Gazzetta dello Sport. Ciao Giacomo! Salve a tutti, buonasera. 9 punti in classifica per gli azzurri di mister Andrea Zoli, chi avrebbe mai detto? E poi giocando anche in quella maniera, oltremodo. Sì, indubbiamente queste due partite dovevano dare una risposta dopo, ricordiamolo, le due sconfitte casalinghe, perché quelle rimangono, e è arrivata la risposta sia dal punto di vista dell'impegno sia anche dal punto di vista del gioco e della tattica, nel senso è stato un Empoli un pochino più attento. A me piace sempre vedere le cose per come stanno, cioè col Venezia poteva davvero bastare poco per raggiungere il pareggio, con la Samp è stata una partita un po' particolare e davvero lì l'Empoli è mancato, col Bologna saltando a pie pari Cagliari, perché è stata veramente una bella partita quasi dominata dagli azzurri, però insomma con il Bologna l'Empoli è stato bravo ma anche molto molto fortunato, perché andare in vantaggio dopo 50 secondi con un autogol, poi due traverse, il palo colpite dal Bologna, il palo di Arnautovic su rigore, insomma un po' fortunato è stato l'Empoli. Ricordiamo che l'Empoli è andato in vantaggio, poi si è fatto pareggiare e poteva andare sotto appunto sul rigore e probabilmente la partita cambiava. Comunque, bravi, 9 punti sono importanti, ripeto, l'Empoli non deve pensare né alla vittoria con la Juve né a queste vittorie, deve giocare partita dopo partita, avversario dopo avversario. Poi 9 punti vuol dire che siamo a 31 punti dalla salvezza, questo è il ragionamento, meno 31, ok? Questo deve essere l'Empoli quest'anno, perché secondo me ci sono le basi per costruire una buona squadra, ma davvero buona, per il prossimo anno. Quest'anno l'Empoli deve andare così, ben sapendo che ci saranno strisce positive come queste due vittorie e strisce anche negative ben più, come dire, preoccupanti. Bisogna mantenere i nervi saldi e saper affrontare insomma le tempeste che credo ci saranno comunque. Io spero di no, però insomma la Serie A, soprattutto dopo il calciomercato invernale, si fa sempre difficile. Giacomo, prima di lasciarti le domande di Marco Morelli, io ho visto, se permetti, per la prima volta un Samuele Ricci che approda la Serie A con grande mentalità. Sì, è vero che è stata diciamo la sua partita della maturità, è vero. È stata la sua partita in cui si è visto un giocatore completo, non dico leader o di grande personalità, però sicuramente un ragazzo più continuo. Sì. È sempre stato presente sulla fase difensiva, sì, sulla fase offensiva, e questo fa ben sperare, ecco. Sì, veramente. Perché questo veramente può essere uno dei centrocampisti del futuro per quanto riguarda l'Italia. Non parlo di Empoli, però insomma penso che fra un paio di anni, se continua così, può entrare nel giro della nazionale in maniera costante, perché è un giocatore completo che sta crescendo a livello fisico e credo che anche mentalmente questa Serie A gli stia facendo bene, ecco. Sì. In Serie A quando sei bravo giochi meglio che in Serie B, c'è più possibilità di esprimere. È vero. Senti Giacomo, intanto onore a Andrea Zoli, perché dopo la sconfitta appunto anche pesante con la Sampdoria, con il
e con il Venezia è stato bravissimo a riprendersi, a riprendere in mano della squadra. Io però ho una convinzione su questo Empoli, è un parere mio, secondo me non può fare meno di tre giocatori, di Zulkowski, di Romagnoli e di Stulak, perché quando ha perso la prima partita con il Venezia l'aveva lasciato tutti e tre in panchina, forse per la nazionale o no, però ecco, quando sono rientrati loro l'Empoli è stato un Empoli con un'altra faccia. Cosa ne pensi? Vero, verissimo. Andrea Zoli ha una grande responsabilità, cioè sta tenendo fuori dei giocatori che ha tenuto fuori e ha recuperato dei giocatori che lo scorso anno erano inamovibili. All'inizio Sturac, poi Romagnoli e adesso ricordiamolo un certo Leonardo Mancuso, perché Mancuso in queste ultime due partite non ha sostanzialmente giocato. E questa è una novità a Empoli, perché Mancuso era assolutamente inamovibile. Sì. L'Empoli con Andrea Zoli ci sta riuscendo e credo che Mancuso abbia anche la, come posso dire, la tranquillità mentale per accettare questo momento. E è vero, insomma, Andrea Zoli l'aveva sempre detto, dice io devo gestire sostanzialmente due squadre, l'abbiamo sempre detto che l'Empoli nella sua insomma dimensione ha due squadre di quasi titolari tutti, direi, a parte i giovanissimi. E quindi dovrà essere bravo a gestire. Credo che nella prossima partita con la Roma potremo rivedere Mancuso. È chiaro che una gara, che una formazione così difficilmente la cambi, perché sta viaggiando veramente bene, in maniera equilibrata. Pinamonti lo togli difficilmente, sì. Però se Mancuso si è abituato a fare un altro tipo di lavoro, probabilmente potrebbe giocare con gli altri in maniera serena. È un compito difficile per Andrea Zoli questo, perché si creeranno sicuramente dei malumori, perché insomma la squadra, questo è un 11 che difficilmente puoi cambiare, però insomma sì, Stulac, Ricci, ricordiamo, me lo chiedevate tempo fa, l'ultima volta che siamo sentiti, Damiani, Piamozzi che è infortunato ma è comunque un giocatore importante. Poi c'è un certo Lamantia che non trova spazio, comunque trova poco spazio. Io ho visto Cutrone, grande Pinamonti pure, Giacomo. È tornato insomma in panchina e credo che se durerà così un po' si farà sentire, perché insomma è un giocatore di quelli che sono arrivati a Empoli per giocare. Vedremo, insomma, sarà una sfida dura per Andrea Zoli questa, forse ancora più dura che gli avversari in campo. Sì, poi io, Giacomo, ho visto anche un grande vicario, veramente, a parte è incolpevole sulle due reti, è stato anche un po' fortunato per i leni, sì. Però ho visto un portiere che ha molto senso di posizione, è bravo nelle uscite, ecco, uno che guida benissimo la difesa, ecco, mi ha sorpreso perché mi sembra sia il suo primo anno di Serie A. Allora, ha già giocato qualcosa con il Cagliari, però sicuramente è il primo anno in cui sa di essere il primo portiere. Sì. Devo essere sincero, dopo la prima partita con la Lazio eravamo tutti preoccupati per vicario. Sì. E invece è uscito alla grande e non solo a Torino, ma ha dimostrato di saperci stare, e anche, devo dire, con la Sampdoria non è stato assolutamente, come dire, responsabile dei gol, insomma. No. Quindi portiere di grande anche futuro, direi, perché il fisico ce l'ha, se si ingrossasse un pochino potrebbe davvero fare la differenza. È 1,94 di Cario, insomma. Sì. Un portiere diciamo moderno che deve un po' migliorare, però a Empoli può trovare davvero continuità. Giacomo, volevo chiederti, prima di passare al nostro grito ospite, ti voglio fare una domanda. Io aggiungerei anche la prestazione di Pinamonti. Come gioco di faro davanti, un centravanti vecchia maniera proprio, se permetti. Sì, assolutamente. Credo che Andrea Zoli lo abbia preso per quello, gli abbia parlato, gli abbia detto che il gioco dell'Empoli sarebbe a un certo punto, si sarebbe basato sulle sue sponde, sul suo lavoro di giocatore in cui il difensore per forza si trova un appoggio insormontabile, perché si sta parlando di un 88 per quasi 90 kg. Il giocatore che, se andate a rivedere il gol che ha fatto, è proprio, si vede che ha lavorato tantissimo con grandi campioni e tipo Lukaku, perché
va avanti, quando vede il suo compagno che sta per crossare, fa tre passi indietro, preciso per ricevere il cross di Stojanovic e girarla di prima, un movimento meraviglioso da attaccante. È un giocatore che credo che anche lui potrà esplodere. Quello che mi preoccupa, tra virgolette, perché voglio dire, tutti gli allenatori vorrebbero avere questo problema, è che ci sono tutti i giocatori che vogliono esplodere. Voglio dire, certo. Mancuso è al primo campionato di Serie A, Cutrone è tornato dall'Inghilterra per rilanciarsi, Pinamonti è venuto dall'Inter per rilanciarsi, è tutto un rilanciarsi, speriamo abbiano lo spazio. Sì. Allora, è con noi in studio, è stato già con noi diverse volte Stefano Ferrara, lui è direttore sportivo del Real Fortezza, prego. Allora, io volevo fare una domanda, perché mi sembra in queste ultime settimane, volevo farti una domanda su Cutrone. Sì. Che mi sembra ci siano dei problemi, o perlomeno non si è inserito molto bene questo ragazzo che negli ultimi 2 anni mi sembra che abbia girato un po' come una trottola. Sì, sta facendo una fatica, insomma. Trova un po' di difficoltà. Devo dire che anche, è uscito di, anche se, scusami, diciamo, dal nido del Milan, che è un po' perso. Perché sinceramente a me questo ragazzo, quando era al Milan, non mi dispiaceva, devo dire, molta forza fisica, queste cosettine qui, non mollava mai. Poi piano piano ho visto, anche quando c'è stata l'apparizione con la Fiorentina, non ha fatto nulla, ecco, voglio dire, ma gli è successo qualcosa? Faccio una domanda così, perché anche in Inghilterra siamo un po', essendo all'esterno, magari può succedere anche nella vita privata, per dire, no? Che noi non possiamo, guarda, sapere. Io credo che sia ancora un po' presto per dare sentenze su Cutrone. No, no, ma infatti a me mi dispiace, perché è un ragazzo che secondo me non era male, ecco, voglio dire, capito? No, ma io credo che ancora ci sia una possibilità di vederlo bene e magari anche in un modulo che potrebbe essere diverso, con Pinamonti o come vedevamo all'inizio con Mancuso, perché non penso che mister Andrea Sori voglia andare con questo doppio trequartista comunque una seconda punta più mobile come Di Francesco. No, perché me ne dispiace, perché secondo me è anche una persona, ecco, voglio dire, un ragazzo che ci mette impegno e tutto. E non, ora forse, come può succedere a tanti, alti e bassi, ora è un momento basso suo. Sì, certo, ripeto, l'Empoli ci crede molto, qui nessuno gli fa pressione, ecco, bene. Da questo punto di forse vista ha trovato, forse a Empoli ha trovato un ambiente giusto, perché a Empoli basta che vedano che entra e che, come dice lui, brucia un po' d'erba e sono tutti contenti, anche se non fa gol. Qui conta l'impegno. Sì, mi sembra che lui quei minuti che ha giocato ce ne ha messo tanto. Bene, speriamo, diciamo, bene che forse potrebbe correre l'impegnino meno e farsi trovare un po' più lucido. Bravo, perché forse correndo, esagera. Correndo leggermente meno gli rimarrebbe un po' più di lucidità. A volte esagera, sì, come generosità. Però credo che anche questo sarà un percorso che farà, ripeto, facciamo qualche bilancio verso metà dicembre, quando si avvicina il mercato. Sono convinto che lui è un maestro di allenatore, perché io sono un estimatore di Andrea Cioli e sono convinto che il mister riuscirà a trovare senz'altro una quadra. Sì, sono convinto. L'ultima cosa, è bellissimo parlare di questi singoli, di questi giocatori, però da empolese che segue l'Empoli da tanti anni, l'importante è che l'Empoli faccia punti, perché se questa squadra riuscisse a stare un paio di annetti, 3 in Serie A, sarebbe veramente qualcosa di straordinario, e credo che anche questi ragazzi che in questo momento sono in prestito potrebbero anche cercare di restare qua. Poi se si rilanceranno e andranno in squadre importanti, saremo tutti contenti per loro.
Giacomo, come vedi, io ho una cravatta molto particolare oggi. Tieni presente, domenica ho visto tre partite, due in diretta, perché ho visto Empoli-Bologna, secondo tempo di Coppa Toscana, San Miniato-Capanne 2-0, e poi mi sono goduto, se permetti, il derby di Roma. Andrea Zoli, ovviamente. Andrea Zoli torna nella squadra che ha allenato, che Roma trova soprattutto con questo Mourinho abbastanza ombroso, se permetti, per non dire altro. Beh, la partita, diciamo, speravamo che arrivasse una Roma un pochino più rilassata, invece credo che sia stata una settimana dopo il derby molto molto tesa. Se l'Empoli saprà affrontare subito i primi minuti bene, potrebbe anche mettere in crisi la squadra della capitale. Ora soffende Lottini, ho detto la squadra della capitale. No. Diciamo i giallorossi. Sono nati 27 anni dopo, la storia è questa. Negli occhi abbiamo tutti la vittoria contro la Juventus, però certo, credo che sarà un'altra storia, ecco, è un'altra squadra in questo momento. La Roma è molto molto più quadrata. Io credo che l'Empoli possa permettersi stavolta di andare a giocare veramente a viso aperto, e quello che accade accade, ma basta non prendere imbarcate. No, no, più che altro, se l'Empoli gioca con la stessa intensità potrebbe fare anche risultato. Io dico, guarda, proprio perché sono veramente uno corretto, X2. Lo dico anch'io, dai. E poi mercoledì ci aggiorniamo come sempre. Grazie e buon lavoro a Giacomo Scioni e Gazzetta dello Sport da Empoli. Grazie. Ciao, buon lavoro. Grazie. Per una volta siamo stati anche d'accordo. Però permettimi, Marco Morelli, di salutare anche chi lavora comunque nelle aree, no, hospitality, insomma, perché non è che solo la gente in campo. Allora, vediamo un po' se la regia può mandare due foto. Sono una con Cristiano, che sono appunto tutta la security, come vedi, all'interno dell'ospedale, ma soprattutto anche poi tutto lo staff capitanato da Michael, che come vedi, e c'è anche Gianni Di Ferdinando per fare Gianni la foto per quanto riguarda questo gruppo di persone che effettivamente cercano, grazie anche all'ufficio marketing dell'Empoli, di dare il meglio a tutti gli ospiti che domenicalmente vengono allo stadio Castellani. Quindi un applauso a tutti voi, perché mentre la gente si gode la partita, loro lavorano e cercano di dare al meglio in modo professionale. Ci tenevo a farli vedere e fare un saluto che gli avevo promesso in diretta. Marco. Comunque Maurizio, veramente la Serie A è un altro mondo. Noi siamo abituati a girare tutti i campi a Toscana, dalla dove pioveva e devi stare con l'ombrello, sì, pure dalla tribunetta in cui innocenti, però veramente quando poi vai in questi campi trovi questa organizzazione lì, certo, è un fatto che ha fatto un bel salto di qualità all'Empoli, perché c'ha tre ristoranti distinti, sì, insomma, no, ha fatto un'area molto importante. Io mi ricordo lo stadio di Empoli 20 anni fa, quando io andavo a Empoli per il giornale, era, cioè, quello di ora è veramente un piccolo Maracanà, certo, tra virgolette. In attesa, ricordiamo, della nuova struttura, che insomma, so che l'area dovrebbe essere privatizzata, e quindi poi sentiremo nelle settimane seguenti anche Giacomo Scioni, che appunto segue direttamente anche questa questione, che gli stadi di proprietà, caro Marco, soprattutto in Serie A, la gente vuole stare bene, ma anche perché è giusto che la gente ritorni coi figlioli, giusto, direttamente in tribuna. Questa è la verità, uomo, ragazzi. Ora hanno aumentato fortunatamente di nuovo la capienza. Vediamo se almeno i tifosi possono. Perché a Livorno va bene, Livorno gioca in casa, c'è 5.000 persone, ma fuori dove va? Cioè, come fai? È un problema. Infatti, un problema. C'è anche tante cose, poi vedremo se come telecentro stanno cercando di organizzare, secondo me, anche delle belle iniziative. Abbiamo qualche minuto, allora prima di andare in pubblicità, io scalerei il programma, nel senso che siccome dopo pubblicità abbiamo un gradito ospite. Se permetti, Marco, io parlerei un po' della Serie C, che tra l'altro ha giocato anche ieri, anche ieri. Vediamo anche in grafica appunto i risultati di questo girone B per quanto riguarda la Serie C, la sesta giornata. Virtus Entella Olbia 3-3, il Siena batte il Montevarchi 0-3, poi apriremo una finestra con Marco Morelli su questo. Viterbese e Vispesaro 1-1, pareggio anche fra Lucchese e Teramo 2-2, il Modena nel derby batte il Cesena 2-1, la Fermana batte 2-0 il Grosseto, ancora un pareggio fra Gubbio e Pescara 2-2. Limolese purtroppo castiga il Pontedera di Mister Maia per 4-1, l'Ancona Materica batte nettamente 4-0 la Pistoiese, poi batte la Pistoiese in casa 3-0, e poi questa Reggiana Cararese 3-0.
Però quello che volevo chiedere a Marco Morelli, questo appunto, vediamo anche la classifica per quanto riguarda questo girone. La Reggiana è in testa al campionato con 14 punti, Ancona Matelica 13, Pescara 12, Siena, Imolese e Cesena 11, Gubbio, Virtus Entella 10, Modena 9, Pontedera 8, Olbia, Lucchese, Cararese 7, Vispesero, Montevarchi 6, Grosseto, Fermana, Pistoiese 4, Teramo e Viterbese chiudono a 3 punti. Però io quello che volevo chiederti, in pochissimi giorni il Montevarchi ha preso 6 gol. 3-0 a Pontedera e 0-3 a Corsiena, cioè nei due derby veramente 6 gol e 0 fatti. Sì, la squadra di Malotti un po' aveva impressionato benissimo le prime partite. Calma. Ha fatto un po' una tendenza inversa, ma ora con il Pontedera secondo me non ci poteva stare il 3-0, mi sembra un po' troppo netto, anche se la squadra di Baleo non ha demeritato, mentre con il Siena cioè, è stata un po' una partita un po' a senso unico, anche perché non per togliere a Malotti, ma il Siena io l'avevo pronosticata fin dalle prime battute che è una delle favorite per il salto di categoria, o almeno per disputare il playoff. Pescara, la Reggiana stessa, voi dite, sì, sono squadre Pescara, che Reggiana, sono Modena, comunque titolate. Però il Siena è stato ben costruito da Perinetti, con un buon allenatore e con diversi acquisti, fatti magari anche all'ultimo momento, ma veramente acquisti di spessore. E Maraia comunque, ecco, con Paolo Giovanni dopo questo 3-0, questa netta sconfitta 4-1, ma può capitare, sai, sì, o no? Può capitare, a Pontedera comunque hanno una buona filosofia, sono in sintonia sia Maraia che il direttore sportivo Giovannini, e ci possono stare queste battute del resto. Mentre mi meraviglia molto il 4-0 al Melani e alla Pistoiese. Il 4-0, vai, anche se è ancora una delle favorite alla vittoria del campionato, però ecco una Pistoiese che prende 4 gol in casa. Però la settimana prima è andata a vincere la Vispesero, sì, 2-0. Però 4 reti in casa sono abbastanza pesanti. Francamente possono mettere anche un po' a repentaglio il discorso anche della panchina di Sassarini. Secondo me. Anche se poi hanno già cambiato diversi allenatori. Non fa piacere a nessuno. Cioè, dopo due giornate anche in Serie A hanno cominciato subito a cambiare. Volevo sentire invece Stefano cosa pensa appunto di questo girone, di queste squadre e soprattutto anche di questi primi risultati che, come ho detto, giocando 3 volte a settimana sappiamo tutti anche le varie difficoltà, se, dal mio punto di vista, che può dare anche questa cosa. Allora, innanzitutto, hai detto bene te, cioè giocare tre volte alla settimana è un problema anche per un discorso di rosa, perché capite bene, si va un attimino a monte lato economico delle società, quindi c'è sempre più ristrettezze sotto questo aspetto qua, e quindi dobbiamo per forza puntare. E anche se la mentalità ora sta cambiando, se Dio vuole, sui giovani, però c'è anche un pochino di rovescio di medaglia, perché se fai tutta una squadra di giovani, però poi dopo il giovane è incappa, tipo la giornata, come ti ha detto Marco, che la Pistoiese ha perso 4-0 in casa. Io la formazione non l'ho vista. Però purtroppo il giovane è altalenante. Poi devi dare fiducia, e l'impostazione dalla Serie A fino alla terza categoria deve essere per forza sui giovani. Non c'è versi. Però qualche tassello, cioè, capito, ce lo devi mettere, perché... Ma comunque Stefano vede anche le squadre un po' più blasonate, come anche la Fermana, che ha potuto grossire 2-0. Sì, sì. E ha cambiato allenatore, ha preso Riolfo, è andato via Filippini e ha preso Riolfo. Lo stesso discorso anche sono stati un paio di cambi di allenatore che hanno un po' inciso in questa giornata di campionato, anche perché francamente quando i presidenti lo sanno meglio di me, non ci stanno a perdere sempre. Non danno tempo. Bravo. Non danno tempo. Vero. Ma abbiamo, in qualsiasi categoria. Ma come abbiamo preso in esempio Di Francesco e Semplici in Serie A, io per esempio uno come Semplici non l'avrei mai esonerato, no? Con tutto quello che ha fatto l'anno precedente, e purtroppo dopo 3 giornate non puoi tirare una riga,
cioè o è successo qualcosa all'interno che noi non possiamo sapere, o se no non è possibile. Lo stesso a Viterbo c'è dal canto, l'altro era il Livorno, sì, lui sì. Già è penultimo in classifica con la squadra importante. Ha preso una bella gatta a pelare anche lui. Infatti non so se arriverà a mangiare il panettone. Me ne dispiace, perché devo dire sinceramente, questo è un buon allenatore, sì, buonissimo, però è un po' sfortunato su queste cose qui, capito? Sì, sì. Sai, anche a Viterbo è una piazzaccia. È vero. Sono piazze abbastanza calde. Non ti danno la possibilità di lavorare. Non ti danno tempo, capito? Come anche Pistoia, come Carrara, la stessa Carrarese ha perso 3-0. Di Natale, loro sono abituati a Baldini. Con Baldini il discorso luce in traduzione del tempo, anche lì c'è stato un po' di cambiamenti a Carrara con la partenza di Silvio, però vediamo, hanno preso Di Natale le ultime due giornate, si sono salvati, no? Hanno evitato play-out l'anno passato, però quest'anno è un altro campionato con tutto il rispetto di Natale, ma era inesperto in panchina. Voleva mettere l'esperienza di Baldini con Di Natale. Quest'anno la Serie C è un po' una Serie B, con squadroni, Pescara, Modena, Ancona, veramente squadre importanti che puntano al salto di categoria. Senza guardare gli altri gironi, perché se vuoi nel girone sud sono stratosferici. Ma scherzi, c'è Publio di 10-15.000 persone allo stadio, Palermo, Bari, Catania, Messina, e ce n'è tanti, vedi. Sì, è vero. È il Messina 2, perché il vero Messina è in Serie D. Sì. Tanto per ricordare, il Messina dove è andato anche Lucarelli, che c'era dove è andato, ricordiamoci. C'è anche un Sode e Caramelli che poi non hanno trovato l'accordo. È così, sono piazze che vivono sempre di ricordi sotto questo aspetto qui, no? Che sono state in Serie A e quindi però trascinano. Io ho visto Catanzaro Catania ieri sera, veramente una partita. Un sacco di gente, poi partite combattute. C'ha sempre la voglia di calcio la gente. Piazze importanti. Io andai invece a vedere una Salernitana Catanzaro, pensa un po', c'era un pubblico a Salerno che era tutta la curva, stava solo la curva 12.000. Fuori dal mondo proprio, veramente. Anche Salerno, anche Castori, non so quanto potrà andare. Lo so Marco, ma sappiamo tutte le difficoltà. Poi specialmente loro che sono venuti dalla B, come Venezia. Sì. Che... è pure un buon allenatore, però anche però lui è in dubbio, sono tutti messi sulla graticola, purtroppo il calcio può vedere i risultati, ma addirittura anche Andrea Zoli ha perso due partite, era in discussione, poi non giocava l'Empoli, ha perso male col Venezia, però ha perso veramente male. Con Sampdoria aveva perso di brutto. Con Sampdoria non c'è stato nulla a fare, il tasso tegno. Secondo me Marco, la visione di Andrea Zoli è un po' particolare rispetto agli altri, perché c'è già stato a Empoli, conoscano, ecco, fra presidente e lui si conoscano. È vero, siamo d'accordo. Tanto oggi conta il risultato, non c'è versi e tenga. A qualsiasi livello, anche nel settore giovanile, perché ora ha preso il via anche nel settore giovanile di esonerare l'allenatore. Sì, in tutte le categorie. Allora, vediamo un po' di messaggi, sono arrivati. Intanto saluti da Santa Croce, da un vero greggio, ACI, Maurizio Marmugi, che salutiamo. Lui sta guardando Juventus-Chelsea, ovviamente. Ricordiamo che c'è anche la Champions League. Poi, bentornati, grazie. Se risucchiano, ovvero se riprendono, chi gli pare, cosa li fanno a fare i playoff della Serie D? Questa è la bella domanda, Marco, segna questa cosa e poi ci ha da rispondere. Il Siena magari avrebbe stracciato quest'anno la Serie D. Lo scorso torneo, dove ha fatto un campionato da ribrezzo deprimente, non c'era nessun senso di un barlume di logica il suo ripescaggio in Serie C. L'abbiamo detto anche in questa trasmissione, però se è stato ripescato vuol dire che c'aveva dei requisiti, ovviamente. Mi sembrava più logico riprendere squadre arrivate seconde con punteggi alti e vinto a playoff. Vedi Trastevere, Aglianese, Messina, FC. Del Livorno rimando a parlare da quando sono stagnato. Comunque, seguo la domenica, pagina 255, vicende del girone del PLS, ovvero della Pro Sorgenti Livorno, e lunedì dell'Emeroteca, le vicende dell'US Livorno. Fabrizio da Castagneto Carducci, ciao Fabrizio, continua a seguirci. Questo del Siena abbiamo già parlato anche l'altra volta, Marco. Sì, sì. E poi andiamo in pubblicità. No, ma il Siena indubbiamente si è stato ripescato, a parte secondo me conta anche la forza societaria. Beh, insomma, se no Perinetti sono sicuro, sarebbe andato anche in Serie D. Però probabilmente sempre nel campionato professionistico. Poi molto probabilmente conta un po' qualche blasone. Poi il discorso delle altre società che arrivate secondo in Serie D,
lì molte società hanno rinunciato, non ci ricordiamo bene che anche tante società che hanno vinto il campionato poi hanno rinunciato alla Serie C, certo, per mancanza di stadi, per mancanza, certo, di soldi, per tante altre cose. Una squadra come il Gozzano che ha vinto il campionato poi si è riscritto la Serie D. E Siena è una piazza molto importante. C'aveva i requisiti, Marco, sicuramente con il campionato di Serie A fa punteggio più che vince i playoff. E la Lucchese. L'Aglianese, spiego il motivo dell'Aglianese. L'Aglianese non ha vinto playoff, l'Aglianese è arrivata seconda. Ha vinto playoff nel senso giustamente, però... No, i playoff non può giocare in campo terzo, cioè deve avere già la struttura operativa per passare. Quindi l'Aglianese non è passata non tanto perché non ha voluto, ma perché lo stato di Agliano non è a norma per la Lega Pro, e non poteva giocare da altre parti, e che non era concessa nessuna deroga per chi vince i playoff. Invece se chi vince il campionato può avere la deroga, tant'è che il Montevarchi, guarda caso, gioca a Pontedera. E questo è un dato di fatto. Nello stadio. No, per spiegare bene anche questa cosa, ha fatto bene Fabrizio a dirlo. Quindi ecco, abbiamo centrato perché siamo anche preparati su questo, Stefano. Comunque, io se mi permettete, Come no? Mi sembra che sia una regola non tanto per la quale... Perché mi dite che differenza c'è fra uno che arriva primo e uno che arriva secondo, no? Cioè, voglio dire, in questo caso l'Aglianese era seconda. Ma come si fa a non concedere che... Allora è inutile che tu li faccia fare play-off. Infatti il problema è... Ma infatti, Stefano, secondo me anche il problema della promozione fra l'eccellenza alla Serie D o dalla Serie D alla Serie D, se la squadra che vince il campionato non ha la struttura per giocare, io non la farei, cioè io non la metterei. Cioè, anche è inutile... Andare giù a Pontedera, a Montevarchi, andare a giocare a Siena, quando te magari... Voglio dirti, Marco, lo devi fare tutti uguali. Cioè, se lo concedi a quella che è arrivata prima, lo devi concedere alla seconda. Però, ti spiego questo, proprio per rispondere ancora meglio al quesito di Fabrizio. Poi entri in una graduatoria, quindi loro hanno una graduatoria dove il capo sportivo è zero. Capito cosa voglio dire? Quindi nel punteggio scali indietro. Il Siena, che ha 50, per dire, tantissimi campionati di Serie A e di Serie B, ha un punteggio altissimo, allo stadio di capienza X, e per forza va sopra. Poi ci saranno anche, secondo me, giustamente delle questioni, virgolette, politiche, economiche, calcizzo, ma queste poi ognuno sa come sono i meandri. Allora, noi invece il nostro meandro è linea alla regia, un po' di pubblicità. Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. A Pontegola in via Romaiano 2, oltre 50 anni di esperienza, servizio celere e professionale per ogni esigenza di assistenza per compressori e idropulitrici. Concessionaria Compressori Kaiser. Kaiser Compressori è uno dei principali produttori e fornitori di prodotti e servizi nel campo dell'aria compressa in tutto il mondo. Tutti i prodotti li potete trovare da Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. E a Pontegola, Pisa, via Romaiano 2, telefono 0571 497780.
Nuovamente in diretta, qui si parla di calcio anche durante la pubblicità, Stefano. Diciamo come funziona anche il backstage, il fuori onda. Qui si parla di calcio vero, calcio giocato di ogni categoria anche durante la pubblicità. Marco Morelli invece ha delle bombe, come sempre. Io intanto volevo dare una notizia che forse qualcuno saprà già. Giuseppe Sannino è tornato ad allenare, appunto, è ritornato in Arabia Saudita. Lui è l'allenatore dell'Al Ittihad, è una società appunto araba. Lui, Sannino, ha allenato molte squadre in Europa e anche in Italia, come il Siena, il Palermo, il Chievo, il Verona, e anche in Inghilterra con il Bradford, il campionato appunto di Championship, il campionato americano e inglese di seconda divisione. Mentre è ripartita anche il Chievo Verona con la col denominato Clivense, con il presidente giocatore appunto Pellissier. Ha giocato domenica, hanno vinto 2-0 e l'allenatore è una nostra vecchia conoscenza, è Riccardo Allegretti, è un 78, lui ha giocato anche, è un calciatore che ha cominciato a carriera nel Milan, poi ha giocato anche a Empoli, con la Reggiana, il Chievo, il Venezia, il Bari, si è in altre squadre. Lui si è preso un po' la briga e l'onere di riportare su piano piano il Chievo dell'ex presidente, appunto, ora non mi ricordo il nome, però Campedelli. E ora ha preso ora con quelli sier. E ripartono dalla categoria più bassa. Hanno formato due squadre, però Pellicer si è messo per conto suo. Sì, per conto suo, appunto. È uscito. Chievo è uscito, il vero Chievo però è questo qui. Il vero Chievo è la Clivenza, infatti i tifosi vanno dietro a questa La storica era la Clivenza, la vecchia squadra. Questa era una notizia, appunto. Secondo te, no, Stefano, parliamo appunto anche di giocatori. Lucarelli a Parma e Pellicer Lucarelli è... Lucarelli, il fratello, Alessandro, a Parma. Sì. Quindi è andato giù come ha fatto Pellissier e ha portato di nuovo poi sul Parma. E così anche Pellissier vorrebbe fare col Chievo. Ecco, non è secondo te una bella cosa per il calcio questa? Senza dubbio. Sono delle favole, sono un po' delle favole, però bisogna crederci nelle cose. Alessandro Lucarelli, quando è andato... diciamo ha deciso di fare questo passo, penso, io non è che ci ho parlato, però presuppongo che magari abbiano prospettato un bel progetto, ci ha creduto e lui, pur essendo in Serie D, e poi è diventato un po' la chioccia nei confronti dei giocatori e è un trade union fra giocatori e società. E questo è stato un bel collante perché è riuscito sono riusciti nella loro impresa insieme a ritornare anche a certi livelli, certo, che li spettano come società, come città, perché insomma Parma è sempre massimo rispetto. Un campione del mondo, certo. Voglio dire, Gianluigi Buffon, dato poi apriremo questa finestra. Buffon, Marco. E c'è stato anche Cannavaro. Lo so, appunto. Quindi... Cannavaro che è rientrato dalla Cina, è rientrato in Italia perché ha finito un po' la Hanno rescisso il contratto. Sì, hanno rescisso il contratto, è rientrato col suo staff e sono rientrati tutti qui in Italia. Te invece, Marco, su questa questione di chi arriva dal campo giocato e si mette veramente in discussione nei dilettanti, che comunque questa è la casa dei dilettanti, ricordiamo anche il patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti Toscana. Sì, a parte la Serie D, ma anche chi si rimette in gioco anche in Eccellenza. Ci sono i casi appunto a un punto dei nostri giocatori come Vantaggiato e Torromino ha firmato appunto oggi con... C'è poi di là pure, a Ponzacco, sì, Coralli Cavano, Coralli... Un'eccellenza veramente di alto livello quest'anno. Sì, di alto livello, anche perché c'è diversi giocatori che hanno giocato in Serie A, in Serie B, all'età poi abbastanza avanzata, fra virgolette, si rimettono in gioco in questi campionati di eccellenza che secondo me sono abbastanza difficili, certo, perché trovi giovani, trovi squadre abbastanza agguerrite, campi stretti, campi... Insomma, loro abituati a giocare in certi tipi di stadio, cioè, troveranno anche difficoltà e si rimessi a certi livelli in questi campi qui. Però se hanno fatto queste determinate scelte vuol dire che hanno ancora voglia di giocare, hanno ancora dentro la voglia di mangiare l'erba e questo è importante. E anche trasmettere, come ha detto bene anche Stefano. Bombe, cosa ci abbiamo? Ma intanto appunto per la Serie D hanno esonerato l'allenatore del Prato Luigi Pagliuca. Sì, anche dopo anche la sconfitta di domenica.
e c'erano stati diversi nomi fra i papabili, fra cui Vanoli, Donatello Amoroso, addirittura Morgia, però poi alla fine hanno preso Marco Amelia. Marco Amelia, sì, l'altro anno era a Livorno, sì, allenato poi la Lupa Roma, insomma allenato, l'altro anno ebbe sfortuna perché è retrocesso, ma con la gestione livornese che fu abbastanza complicata, sapevo bene poi come è finita, con la relazione del Livorno e con appunto il Livorno che riparte all'eccellenza. Comunque il Prato ha cambiato allenatore anche il Prato, anche insomma, Prato. È un campionato subito. Commini. Invece noi siamo collegati e diamo il ben trovato, ma soprattutto un grande campionato da capolista al presidente del Pisa Sporting Club, il presidente Giuseppe Corrado. Buonasera presidente. Buonasera. Innanzitutto partiamo dalla fine. Finisce la partita a Parma e lei col trolley si avvia verso casa perché abita lì vicino, giusto? Certo. E questa credo è stata la chicca più bella di tutta la giornata, al di là della partita. Allora iniziamo a parlare di questi nerazzurri, 5 vittorie, un pareggio appunto contro il suo Parma, un Pisa che sta veramente facendo molto bene, facendo un grande calcio, soprattutto valorizzando tanti giovani importanti. Sì, stiamo facendo bene, quindi siamo felici, siamo contenti. Domenica forse lo eravamo anche un po' meno, perché per un certo percorso di partita eravamo convinti di potercela anche fare, per quello che stavamo dominando come gioco. Poi abbiamo avuto un po' di rallentamento alla fine del primo tempo, all'inizio del secondo abbiamo ripreso ad attaccare e abbiamo, proprio nel momento in cui sembrava potessimo anche raddoppiare, abbiamo preso il gol. Per l'amor di Dio, il Parma è una bella squadra, quindi ci sta, no? Se non si facessero errori finirebbero 0-0 le partite, però siamo, alla fine è andata bene così. Mister D'Angelo dice: speriamo che continui questo momento d'oro. Noi siamo sentiti per messaggio tutte queste settimane, presidente, e dice: speriamo di continuare. Ecco, poi siete sulla strada, sì, giusta? Boh, sì, speriamo di essere sulla strada giusta, nel senso che la volontà è quella di continuare a fare come stiamo facendo, e credo che ogni squadra voglia cercare di o migliorarsi se non sta andando bene, o di continuare se sta andando bene. Adesso il campionato diventerà ancora più impegnativo, perché chiaramente le squadre cominciano a trovare la loro fisionomia e molto probabilmente cambieranno anche certi scale di valore, perché qualche squadra recupera degli infortunati, però noi speriamo di continuare come abbiamo iniziato. Presidente, è arrivato un messaggio, innanzitutto tanti complimenti a tutto il team nerazzurro, quindi a tutti voi. Volevo sapere se il giocatore Luca ha l'X Factor, mi chiedono. Non so X Factor, il giocatore Luca in questo momento sta andando bene, ma credo che stia facendo bene anche il resto della squadra, e anche altri giocatori si stanno veramente esprimendo ai massimi livelli. Credo che la squadra ha un gioco aggressivo e chiaramente è una squadra che sta molto tempo nella metà campo avversaria, crea i presupposti perché chi è adibito a far gol riesca a avere occasioni. Lui fino adesso le ha sapute sfruttare al meglio e quindi siamo contenti. Passo la parola ora a Marco Morelli, lui ex Tirreno e Calcio Più, presidente. Buonasera presidente. Buonasera. Intanto complimenti per il campionato che state facendo. E volevo chiederle appunto, intanto per la Lega ha dato via libera la capienza di stadi, c'è il 75%, perciò i tifosi potranno rientrare per ammirare appunto il Pisa sugli spalti. Ecco, questa è già una notizia importante. E ora stanno parlando tutti, dottore, la seconda domanda è, ora stanno parlando tutti di Luca, questo Luca che sta facendo veramente le fortune del Pisa, e addirittura si parla pure di una convocazione nazionale. Ecco, lei cosa ne pensa, di presidente? Ma io cosa vuol che ne pensi? Io sono contento, ma non sorpreso, perché una squadra che 2 mesi fa ha investito tanti soldi su un giocatore vuol dire che ci credeva. Certo, Marco. E per quindi noi ci credevamo, sì. Non siamo sorpresi. Me lo immagino.
E per il discorso, Presidente, della capienza dei tifosi che ritornano allo Ma stadio? guardi, stamattina sono stato in assemblea di Lega e abbiamo discusso di questo. Per quanto ci riguarda, noi siamo molto felici. Siamo l'unica squadra di tutta la Serie B che ha sempre fatto il sold out dei biglietti a disposizione. E abbiamo 2.500 tifosi che ci hanno seguiti a Parma, per cui per noi è manna Sì. avere l'allargamento. Non è così per tutte le squadre, perché stamattina si vedeva proprio che nessuna è riuscita a esaurire i biglietti che aveva a disposizione, quindi vuol dire che la capienza ridotta non ha limitato i tifosi, perché i biglietti erano ancora disponibili e nessuno ha saputo venderli tutti, eccezion fatta per il Pisa. Sì, meno Quindi per noi male. va molto bene. Sappiamo bene la piazza, ne abbiamo parlato tante volte, Presidente. Una Noi domanda abbiamo il che... so oggi sono finiti i biglietti per la regina, per cui Ecco, se oggi addirittura. avessimo avuto il 75% saremmo riusciti a accontentare qualcuno in più. Sì. Sì, questa è già fa capire cosa significa essere Presidente del Pisa, l'ha sempre detto Presidente, e oggi sta toccando veramente con mano, per ora vi state meritando questa vetta. Una domanda anche da Ma Stefano Ferrara, scusi Presidente, per quanto concerne, lui è il direttore sportivo Real Fortezza, ci teneva a chiederle una cosa. buonasera, buonasera Presidente, Buonasera. noi non ci conosciamo, anzi approfitto magari in diretta di farle una domanda, perché ho saputo che voi state facendo dei passi da gigante anche nell'ambito del settore giovanile. Avete già preso alcuni allenatori competenti, e migliorano sempre di più tutte le particelle che compongono il settore giovanile. Quindi devo dire che state facendo a 360 gradi un miglioramento della società, e questo fa piacere Sì, quando ci sono queste cose. effettivamente. Io credo che vale per il settore giovanile come vale per la prima squadra. Le piante, i frutti non le danno in pochi mesi. Io sono figlio di contadini, mio nonno era un contadino e mi ha insegnato che una pianta per produrre frutti interessanti deve essere coltivata dai 3 ai 4 anni. E casualmente noi siamo 4 anni che lavoriamo sul progetto, e quello che possiamo cominciare a raccogliere adesso, sia in prima squadra che nel settore giovanile, non è certamente legato a una campagna acquisti o a alcune decisioni degli ultimi mesi, ma al lavoro che si è costruito negli ultimi 4 anni. Non a caso siamo l'unica squadra in tutta la Serie B e forse anche nella Serie A che ha un allenatore che da 4 anni che è con noi. E abbiamo 7 giocatori della rosa che erano con noi all'anno della promozione. Bene, bene, le faccio un bocca al lupo per il proseguo Grazie, dell'annata, grazie, eh? grazie. E tra l'altro permetta, Presidente, di dire che quando era, fra virgolette, discussione d'angelo, gli avete rinnovato il contratto. Questo ci tengo a dirlo, perché l'abbiamo fatto qua in diretta, mi pare, 2 anni fa, se non sbaglio. E quindi ci tengo a dire qual è anche la è vero. Grazie. filosofia vostra No, di... ma per dire che è difficile, la gente immagina che le cose si possano fare in poco tempo. In poco tempo si possono anche fare alcune cose, ma si rischia di bruciare tutto e di ritornare indietro. L'ho detto più di una volta, chi ha ottenuto i risultati molto in fretta, a volte poi è ritornato indietro e qualche mese dopo è riuscito a portare i libri in tribunale. Lo Quindi, so. capito? E questo è molto importante. E poi infatti voglio chiedere qualcosa per quanto riguarda i progetti futuri del Pisa, ma una cosa mi permetta, Presidente, di dirla. Io tra l'altro sono stata alla serata in cui è stato premiato suo figlio per quanto riguarda il Pulcino d'Oro a Cascina, una bella serata tra cui anche Riccardo Silvestri, il nostro collega responsabile della comunicazione. Ma volevo chiedere questo: noi avevamo parlato, si ricorda, nelle ultime puntate della scorsa stagione, di questo Piccinini del Lentigione che è arrivato da voi. Ecco, secondo me si è inserito molto bene e si è calato subito nella mentalità giusta, nonostante la giovane età, Presidente. Sì, guardi, l'ho detto proprio lunedì, sono stato invitato a una trasmissione a TV Parma
e ho detto queste cose. Naturalmente c'è l'esaltazione di Luca, e chiaramente Luca è un ragazzo che si è inserito bene, però io ho detto c'è un ragazzo oltremodo che ieri, l'altro giorno, ha giocato anche a Parma, ha già fatto tre partite, è entrato a gara in corso. Io credo che Piccinini è un giocatore che farà parlare di sé, è un ragazzo che noi pensavamo di poterlo dare in prestito, invece D'Angelo, quando l'ha visto, l'ha voluto trattenere. E credo che sia un centrocampista veramente moderno, un centrocampista eclettico che sa pressare e che sa presentarsi più di una volta in zona gol. Anche domenica col Parma in un quarto d'ora ha avuto due occasioni per poter anche arrivare a tirare. Quindi io credo che Piccinini sia un altro bel esempio di un ragazzo che l'altro anno giocava in Serie D e adesso si fa valere anche in Serie B. E tra l'altro è strutturato proprio anche fisicamente molto bene, Presidente. Sì. No, è veramente bravo. Esatto. Io credo che sia stata una delle sorprese più positive. E questo appunto vi dà atto, perché sapete benissimo che c'erano altre squadre tipo la Pro Vercelli e siete riusciti a bruciarle sul tempo, è detto anche da mister Marmugi in diretta. Sì. L'altra cosa che volevo chiedere è, Casa Pisa pronta entro il 2022, il progetto a Gagno, soprattutto la nuova arena, Presidente. Sì, quello è confermato, quindi se sarà completamente finito sarà solo parzialmente finito, però sicuramente nell'arco del 2022 cominceremo a frequentare la nuova casa dello sport. E noi saremo sicuramente graditi ospiti, Presidente, già ci auto-invitiamo ovviamente. Senta Presidente, sì. L'ultima cosa è, avendo diciamo come socio, lei al 25%, 75% invece di Alex Kastner, che ha investito molto fino a oggi, ecco, e la vostra gestione, credo che questo connubio, l'abbiamo detto in tempi non sospetti, poteva essere un'arma vincente, per ora sta dimostrando questo. Sì, credo che Knaster ha investito bene nel Pisa, perché credo che altri abbiano investito molto di più in squadre che sono nella nostra stessa categoria, quindi noi stessi nella primi tre anni abbiamo investito tanto e quindi direi che abbiamo fatto gli investimenti che dovevano essere fatti per poter costruire una realtà importante, ma gli investimenti non sono la garanzia della continuità. La continuità è data dalle idee, è data dalla gestione positiva, perché se non si sa creare un autofinanziamento anche il denaro finisce, oppure chi ha il denaro si stufa di metterlo, e quindi la garanzia arriva dalla gestione esatto. Positiva, questa è la garanzia che dà continuità al progetto e quindi che dà tranquillità ai tifosi, che non possono correre il rischio di vedere ogni 4-5 anni una società che fallisce. E questo è verità, purtroppo, in un calcio moderno, se permette questo termine. L'ultima cosa e poi la libero, Presidente. Avevamo parlato l'ultima puntata della scorsa stagione, insomma, del ritiro, delle cose, ma oggi si aspettava di essere lassù, Presidente, ci dica la verità. Credo anche che sia un fatto casuale, perché dopo sei domeniche non si può dare una classifica, una graduatoria dei valori. Noi siamo partiti bene, siamo lì, speriamo di continuare a far bene, però credo che molto probabilmente nessuno si aspettasse che il Pisa partisse così bene. Noi magari eravamo ottimisti perché sapevamo di aver allestito una squadra che aveva delle caratteristiche importanti, però poi la prova del campo ti dice se davvero vali o non vali. Fino adesso la prova del campo ha detto che valiamo. E questo speriamo che continui così, tanto lo sa che ci messaggiamo durante la settimana. Un grazie di cuore al presidente Giuseppe Corrado, presidente del Pisa Sporting Club, e a tutti i tifosi nerazzurri. Grazie, arrivederci. Grazie, alla prossima. Molto gentile il presidente, molto tecnico, molto umile e soprattutto, ecco, con piedi per terra, perché essere preparato, a Pisa vuole mantenere, secondo me, proprio la mentalità, proprio tranquillo, giochiamo tranquilli, perché sennò se uno si incomincia a esaltare già ora, sappiamo che Pisa è da tanti anni che aspetta questo. Però ecco, permettetemi di dirlo, si meritano anche questo, dopo aver lottato
prende una società, perché lui doveva prendere il Parma, ricordiamo anche questo, è di Parma, abita dietro lo stadio, stava prendendo da Ghirardi, insomma gestione anche quella disastrosa per quanto riguarda il Parma Calcio, avevo parlato prima di Lucarelli, quindi la storia è quella. Però ecco, ritrovarsi subito lì, io credo che faccia veramente piacere, certo, e merita veramente tutto l'impegno che hanno fatto. Sì. Marco. È importante anche avere, non tanto per Gemi, però con il direttore sportivo hanno preso quest'anno, che è Chiellini, fratello di Giorgio, è uno veramente che ci chiappa, come si dice a Livorno, veramente poi nel settore giovanile, lui va a scovare il settore giovanile, è molto bravo nel cercare giocatori anche nei vari campi di Serie D, di Serie C, che uno veramente che ha la mano, è uno veramente che di calcio... Ecco. Vabbè, comunque Marco, lui è la prima esperienza vera. Però ha lavorato. No, ha lavorato benissimo, però voglio dire, anche quello è un salto che ci hanno creduto, hanno dato fiducia sta ripagando. Ecco, venendo da Gemmi, che comunque aveva creato con il figlio Giovanni un bel poi trio. Poi è andata a Brescia, poi a Brescia poi è successo qualcosa di sicuro. Però aveva creato bene anche Insomma, la struttura l'ha detto anche il presidente, l'ha fatta Gemmi e l'ha portata fino a oggi. E quindi merito anche al direttore. Noi invece ci fermiamo, poi abbiamo un altro gradito ospite, anche lui capolista. Linea alla regia. Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. A Pontegola in via Romaiano 2, oltre 50 anni di esperienza, servizio celere e professionale per ogni esigenza di assistenza per compressori e idropulitrici. Concessionaria Compressori Kaiser. Kaiser Compressori è uno dei principali produttori e fornitori di prodotti e servizi nel campo dell'aria compressa in tutto il mondo. Tutti i prodotti li potete trovare da Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. E a Pontegola, Pisa, via Romaiano 2, telefono 0571 497780. Ultimo blocco di pubblicità, subito le bombe di Marco Morelli e poi il gradito ospite, prego. Sì, intanto per quanto riguarda in questi giorni è stato un po' movimentato anche il mercato di Serie D, c'è stato qualche ritorno. Intanto il Cascina ha preso il centrocampista Matteo Remorini, lui è un 94, è cresciuto nei giovani dello Spezia, ha giocato 11 stagioni in Serie D e ha vinto anche un campionato con la Lucchese. Per quanto riguarda il Seravezza c'è stato un credito di ritorno, quello di Nicola Sbresciani. Lui ha giocato a esterno in classe 97, ha 78 presenze tra Serie D e Serie C e ha giocato anche appunto nel Livorno Calcio, Bresciani. Sì. E per quanto riguarda i Poggi Bonzi, sempre in Serie D, ha tesserato la seconda punta Luca Nicoloso. Lui è un 99, è originario di Sant'Agnano del Friuli e ha giocato nei primi passi nella Boiese e appunto ora l'ha preso appunto il Poggi Bonzi per rinforzare appunto il reparto avanzato. E sempre per quanto riguarda l'Alianese, ha acquistato le prestazioni sportive di Alessio Bianchi, lì è un centrocampista centrale, un classe 2000. Per lui si tratta di un ritorno perché ha già giocato appunto nell'Alianese e poi era stato trasferito alla Calese in Serie C, dove ha anche debuttato.
questi sono stati un po' i principali movimenti. Poi c'è stato anche il discorso anche del Prato, che ha esonerato, abbiamo detto, a zero punti, ricordiamo, però, in fondo Seravezza, sì, Ghiliborgo e Prato, però ha preso un attaccante, Francesco Renzi, figliolo appunto del leader di Italia Viva, lui in classe 2001, era in forza alla Pistoiese con 12 presenze appunto in un anno tra Serie C e Serie D. Ottimo. Insomma, questa Serie D, io direi intanto di far vedere la grafica per quanto concerne le partite del girone D e poi andiamo anche nel girone E per quanto riguarda questa ultima giornata che si è giocata appunto delle squadre toscane divise in due gironi. Eccolo qua, girone D, Bagnolese Rimini 2-2, Sandonino Real Forte Querceta 0-0, Forlì Aglianese 1-1, Lentigione 2-1 batte il Ghiviborgo, il Prato perde in casa contro l'Alcione Milano e quindi esonera il mister Pagliuca, è arrivato, ricordiamo, Marco Amelia, il Mezzolara vince trasferta contro il Progresso 0-1, la San Morese batta Correggese 2-0, Sasso Marconi perde in casa dal Carpi 0-3, il Tritium Fanfulla 0-0, poi rinviata Ravenna Seravezza Pozzi per quanto riguarda l'ultima partita. Questa è la classifica che vede appunto il Lentigione con questa vittoria va a 6 punti e dietro Aianese, Rimini, Bagnolese, Forlì, Fanfulla, Mezzolara a 4 punti. Poi abbiamo detto in fondo Seravezza Pozzi, Ghiviborgo e Prato 0, tra cui appunto il Prato ha incominciato per quanto concerne il cambio d'allenatore. Allora, parliamo ora invece del girone E, siamo già collegati da una capolista di Serie B, passiamo a una capolista di Serie D. Il girone E vede questo trittico, San Donato Tavarnelle 6, Arezzo 6, Monte Spaccato 6 punti. Abbiamo in collegamento, e lo ringraziamo, mister Paolo Indiani, mister del San Donato Tavarnelle. Ciao mister! Ciao, buonasera! Grazie di essere qui con noi in diretta. Bello. Quindi insomma è una seconda giovinezza, permettimi questa battuta, hai trovato secondo me lì il tuo ambiente e stanno veramente capendo le tue indicazioni tutti i ragazzi. Sì, sto bene, lavoriamo bene, per ora ci divertiamo e facciamo risultati. E questo è molto importante, te tra l'altro conosci molto bene questa categoria ma soprattutto anche quella di Lega Pro, ora partiranno anche le slade. Marco Morelli, ex Tirreno e Calcio Più. Buongiorno mister, tanto complimenti. Buongiorno. Lei due partite e 6 punti e domenica appunto un altro scontro diretto perché arriva a Rieti, anch'esso imbattuto con 4 punti in classifica. Cioè una partita abbastanza importante anche per voi, anche per consolidare appunto il primato. Sì, una partita difficile, ma come tutte. Sì, poi le squadre romane. E poi ora all'inizio non sappiamo, bisogna aspettare 9-10 giornate per avere un'indicazione precisa. Per ora andiamo avanti partita su partita e poi vedremo. Senta mister, il discorso di Edoardo Mazzelli, due partite e due reti, ecco, lui è arrivato alla Grassina, è stato un acquisto mirato, l'avete voluto proprio voi oppure è stato poi un acquisto che state rivelando veramente uno dei migliori? No, l'abbiamo visto l'anno scorso entro di noi, nelle due gare, cercavamo un centravanti, ci sembrava veramente un adatto. Mister, gli inserimenti appunto, lei domenica ha cambiato 3 giocatori rispetto alla passata domenica, ha inserito Borghi e Alessio Menicali al posto di Montini, Guidi e Gherardini, ecco, li hanno portato più forza fisica, più questo inserimento, ha giovato molto alla squadra? No, ma poi sono entrati gli altri e hanno fatto molto bene. E cerchiamo questo fatto con le 5 sostituzioni. Sì. Sono determinanti. Dicevo mister, domenica c'è anche questo scontro diretto a Renzo Monte Spaccato e te c'hai questo Rieti, e insomma secondo i risultati potresti essere veramente come il Pisa in Serie B. Ma ripeto, siamo alla terza giornata, stiamo vivendo, però è chiaro, siamo intenti di quello che stiamo facendo. Eh sì, infatti ha ragione mister, anche perché insomma, anche il Badesse è una squadra abbastanza costruita per fare bene, ecco, con diversi giocatori che sono esperti di Serie D. Ecco. Questa vittoria qui veramente vale secondo me il doppio. Sì, è una vittoria importante perché è fatta in trasporta, è un campo molto difficile,
è meritato. Sì, poi ci sono stati anche qualche acquisto anche dell'ultima ora, non so se nel vostro giro anche il Leonardo Valese ha cambiato allenatore in seconda e ha preso Michele Beoni. E, appunto, lui ha speso una carriera al fianco del padre Loris. Ecco, forse questa cosa qui, e lui è stato anche vice di Nofre Onofre, ecco, questo avvicendamento come allenatore in seconda forse porterà dei benefici anche al Badesse. Ma non lo so, sono a far loro qui, non voglio entrare, non conosco le problematiche, però se l'hanno fatto evidentemente sono convinti di far bene. Te però è un giocatore che io conosco molto bene perché l'ho seguito tantissimi anni, parlo di Casciagli, se non sbaglio anche il nuovo capitano per quanto riguarda il tuo Sandonato Tavernelli, un giocatore veramente importante in ogni squadra. Ah sì, con me l'anno scorso ha fatto il campionato straordinario Sì. e ora sta iniziato questo in maniera completamente uguale all'anno scorso, sono contentissimo. Infatti, però domenica a parte ci può stare, peccato che ha sbagliato il rigore, se no poteva, ecco, la vittoria sia anche più rotonda. Comunque va bene, ci Sì, sta di sbagliare. però è il primo che sbaglia a noi, Sì. credo dopo 8-9 ore di realizzazione. Sì, giusto. Allora, io direi, caro mister, di sentirsi anche un po' più in là, visto che siamo in partenza, ma ci tenevo a averti ospite perché io do merito, anche se siamo proprio all'inizio del campionato, però io credo anche dare lustro a una realtà, quella del Sandro Tavarnelli, che sta facendo di tutto per far bene come sta facendo. Benissimo. Grazie a mister Paolo Grazie, Indiani. Ciao, grazie Paolo, buon lavoro a tutti. Ciao, mister. grazie, grazie. Cioè, il mister è uno di pochi. No, vabbè, lo so, ma infatti io ho detto, l'ho ringraziato perché venire in diretta è tutto, insomma, lo ringrazio. Poi io Sì, dagli anni di Pontedera, che lo conosco molto bene, l'ho infatti. seguito, quindi ha allenato anche mio figlio, Sì, è uno di quindi poche Lorenzo, parole. del Sempre da Indiani, è sempre 95. stato uno più Muore. fatti che Sì, parole. ma infatti è sempre stato molto. Stefano. Poi ha detto bene, mister, dopo due giornate Infatti. fa piacere essere in cima perché va bene, vuol dire che ha ottenuto dei Sì, ma è risultati. una squadra Però importante. calma, calma, Sant'Onato è una bella campionato piazza, è veramente. È lungo. una bella piazza, veramente, Sant'Onato, guarda. No, stanno una bella realtà, infatti ci Bene, tenevo bene. a Anche averlo perché perché è un abbiamo, l'anno scorso mister. ha avuto anche il capitano, ti ricordi? Che Sì. era Mister il che se lo difensore. merita perché ha sempre Sì, poi lavorato Indiani, bene. sempre con Bicchierai, Sì, c'è Egidio certo. come direttore sportivo lì, veramente, ecco, lui Tanto di l'ha cappello. masticato i Sì. campionati, sì, Allora, è arrivato un veramente. altro messaggio e credo che dovete rispondere voi due. Dice: buonasera, sono Stefano Livorno, ciao e ben ritrovato anche a te. Volevo sapere se in un settore giovanile di una società 2003, 2004, 2005, 2006 è giusto che dopo essere cresciuti lì poi arrivi un'altra società che fa l'elite invece degli allievi regionali, esempio, e fa man bassa di giocatori. E ovviamente saranno i migliori. Non ci dovrebbe essere una società, un codice deontologico e portare via un numero chiuso? Partiamo subito da Stefano. Calcio. È una bestiaccia questo argomento. Io posso dire questo, che quest'altro anno, per esempio, ci sarà meno, così dicano, che la federazione dal 1 luglio del 2022 toglieranno i vincoli dei 25 anni. Quindi praticamente diventeranno dei cartellini come il settore giovanile, ogni anno uno può cambiare Certo, e andare dove gli in pare. libertà. Da una parte è giusto, da una parte no, Da parte perché della società, perché la società credo che investa, no? sì, però c'è anche dei rovesci di medaglia perché un ragazzo che è juniores lo vincoli per 25 anni, il giocatore non ti ci può stare Dura. e diventa un po' capito? Cosa fai? Lo fai smettere? Infatti. Brutto, bruttissimo. Ci Certo. sono delle realtà quest'anno che sono successe. Sì, sono Non tante, faccio nomi, tante. Però sono però ci sono. successe. Tanti che hanno smesso perché proprio. Quindi.
Quindi, capito, è un argomento un po' difficile. Sì, come abbiamo detto noi, con Livorno che sono tutti liberi e sono andati a Pisa e Empoli. Cioè, questa, ma abbiamo detto d'estate, non è che lo diciamo oggi. No, non soltanto Pisa e Empoli, perché quelli che la primavera, che poi sono andati per la Frosinone, che è andato su con l'Inter, che è andato... vuole dire, no? Però io porto anche il presupposto, Stefano, che è meglio giocare che veder giocare, nel senso, io ragazzo, quest'anno, scusami se ti interrompo, devo andare a fare l'elite, devo stare in panchina, preferisco giocare. Marco, la mia filosofia quest'anno, che noi siamo partiti, il primo anno che siamo ripartiti, siamo iscritti alla terza categoria, i giocatori che sono andato a interpellare, l'ho fatto proprio questo esempio, ma se tu sei in prima categoria o in seconda categoria, e nell'acqua dell'anno passato, ora non guarda, c'è il Covid, ma te hai fatto 5-6 presente, a cosa ti è servito? Nulla. Nulla. Certo. E hai perso un anno, perché nessuno ti conosce. Allora, forse non è meglio che tu mi venga da me in terza categoria, che voglio fare una squadrettina bellina, fai interessante, vai presidente. Quest'altro anno... Poi andare dove ti pare, no? Questo però dipende molte volte anche dai genitori, Stefano? Io, senza dubbio, pur essendo grandi, ma se c'è genitori. Sono schietto nelle cose, fra virgolette, perché poi è il genitore che influisce sempre sul ragazzo. E poi, perché il ragazzo ancora... sono dei ragazzi, 2001, 2000, 1999, che sono un po'... sempre condizionati, come dici te, ma per forza, ma io invece sono già uomini, ma le vedo è proprio vero, è il genitore che condiziona a volte, insieme invece tutti Paolo Rossi, insieme invece tutti il genitore, veramente un genitore, un ragazzino che c'è, un ragazzino di 10 anni pensa già che avessi già un campione. Io ho scritto per anni per Calcio Più, Stefano, e ho fatto l'elite, l'antignano, io mi venivano, io mi metto sempre da una parte, mi vengono i genitori a cercare, ma cosa ne pensi del genitore? Vero. E questa in realtà è vero, è perché vero, io ti dico le verità, non è che io dicevo fallo studiare, ma manda alla scuola, perché non si può adesso studiare, divertimento. Poi c'è il destino, ma deve essere un dopo, capito? Non può studiare un ragazzino a 11 anni, a 10 anni. No, sono d'accordo, quelli che arrivano lo vedi subito. Io ho visto Bernardeschi da bambino, lui è 94, giocava già con 93 sotto età, perché comunque era già talmente forte, ma Paolo ci aveva avuto 11 anni, ragazzi. Federico era già un grandissimo, cioè come toccava il pallone lo vedevi subito quando uno ha le qualità, quello è una cosa divina, c'è poco da fare. Se diceva Stefano? No, doveva chiedere qualcosa delle novità della sua società, del Real Fortezza. Beh, allora, noi ci siamo iscritti al campionato quest'anno solamente con la terza categoria e cerchiamo di fare una buona annata. Però abbiamo costituito una polisportiva, lo tengo a precisare. Perché polisportiva? Perché il presidente ha avuto l'idea, e poi me l'ha trasmessa, di oltre avere la disciplina del calcio, ma di poter fare anche una squadrina strada facendo di hockey su prato, che a Livorno non c'è. Siccome il presidente a luglio ha preso una strutturina a Livorno dove ci sono 3 campi di calcetto e sono da ristrutturare sia i campi che gli spogliatoi, che c'è la sede nostra, però con l'aiuto che come c'è ora a livello di Stato del 110%, noi abbiamo chiesto credito sportivo e tutti i vari interventi che ci possiamo fare, crediamo che insomma, a gennaio questa struttura dovrebbe partire e questo per noi è una fonte importante, oltre ad averci una collocazione di sede, però poi servirà anche per fare anche altre cose, venire incontro ai bambini del rione, d'accordo, perché accanto a noi abbiamo una chiesa dove la struttura è della chiesa e quindi abbiamo
famoso oratorio di una volta. Abbiamo firmato un contratto dove ce l'hanno concesso per 12 anni. E questo noi diciamo abbiamo accettato un connubio fra la Chiesa e, e noi, e dove verranno fatte anche delle manifestazioni insieme. E noi vorremmo crescere, perché poi in seguito il futuro è di creare una scuola calcio e poi di creare una squadra juniores dietro la prima squadra. Che è importante questo. È importante, capito? Quindi c'è delle cose interessanti. Io ho sposato questo progetto il presidente mi ha coinvolto. E, insomma, andiamo avanti con sacrificio, però andiamo avanti e vediamo di con prospettiva, quindi sono dei progetti importanti. Prospettiva. Una cosa che così anche a casa credo che è interessato: se uno vuole contattarvi, come deve fare? Allora, c'è un numero telefonico, il numero del presidente, dove poi basta rivolgersi a lui e gli diranno. Abbiamo l'indirizzo, il posto. Allora, la sede è. Ci sono due entrate, una dalla parte dei campi, è via Turati 11A, invece la sede principale, perché è in questa maniera qua, no? Cioè, certo, certo. È da quest'altra parte è via Giolitti, per ora senza numero. A Livorno. A Livorno, sì, è proprio attaccata alla chiesa, dove lì abbiamo dentro due stanze, che c'era l'uffici nostri e una stanza dove si può utilizzare per altre cose sempre nostre, per riunioni, insomma, tutto quello. C'è un bel, Real Fortezza, giusto? Real Fortezza. Polisportiva, Real Fortezza. Polisportiva, bene, appunto, fai bene a precisare questa questo cosa. Questo perché c'è questo binomio con l'Hockey su Prato, che ci sono delle regole nell'Hockey su Prato che possiamo sfruttare come il calcetto, nel senso possono giocare a 5, possono giocare a 7 e la dimensione, la struttura è similare a quella del calcio, quindi si può unire l'utile è già tutto fatto, quindi basta solo cambiare l'attrezzo. Sì, quest'estate abbiamo già fatto un'esibizione attraverso il centro sportivo si chiama Centro Sportivo Educativo Nazionale. Attraverso loro ci hanno dato una grandissima mano, insieme al anche al CUS Pisa, che ci ha permesso di andare a visionare le strutture da loro, vedere, addirittura ci sono messi a nostra disposizione quando vogliamo iniziare, ci mandano anche degli allenatori per poter far vedere come funziona questo hockey su prato. Okay. Quindi c'è stata molta disponibilità e già quest'estate lì al mare abbiamo fatto ci hanno invitato, ci hanno praticamente messo a disposizione la struttura dove si fa soccer, abbiamo fatto delle piccole presentazioni anche e già subito i bambini di 6-7 anni, la curiosità, anche perché noi si parte sempre fissati con il calcio, no? Però non è detto che tutti siano preparati per il calcio, ci può essere che alcuni figlioli non adatti per il calcio, però possono essere adatti per altre discipline sportive. E questo è molto importante, soprattutto anche per la prospettiva della nuova polisportiva Real Fortezza a Livorno. Te parli di connubio col CUS Pisa, noi parliamo invece connubio di Calcio Più. Vediamo la prima pagina di questa settimana, ricordiamo il nostro partner ormai da oltre 10 anni, la settimana più attesa, perché partiranno, come hai detto te, e spero quanto prima che anche voi abbiate il settore giovanile, quindi partiranno la settimana prossima finalmente, e abbiamo avuto anche tante volte il presidente Paolo Mangini ospite, che appunto ha peronato a questa causa, e poi ovviamente la nostra mascette per quanto concerne la pubblicità di Calcio Toscano,
calcio giocato, eccola lì, centrale. E poi, se permettete, per me è stata questi 15 giorni veramente un grande impegno. Come Telecentro abbiamo anche presentato, caro Marco, i lupi pallavolo, ovvero la Chemas, sì, Lamipel, lupi pallavolo di Serie A2 di pallavolo di Santa Croce. Abbiamo anche delle varie foto che ci tengo a farle vedere, perché è stata veramente una grandissima serata. Loro hanno i colori bianco-rossi, veramente, veramente importante. Credo che quando si parla di sport, come hai detto anche te Stefano, qualsiasi sport sia molto importante questo. E poi ovviamente la cosa più importante è stata comunque anche la settimana questa a Milano di Linapelle, con tutti i colori moda, ovviamente la fiera mondiale che si svolge a Rho, presso la fiera Milano Rho, organizzata ovviamente dall'Unice Concerie Italiane. Qui vedete appunto anche le immagini dal 22 al 24 settembre, però fa preparazione di studio televisivo, e qui ci sarà appunto questa trasmissione, andrà su Sky e Veneto Link 8 e 39 il prossimo 23 ottobre. Non ci sarà noi, Maurizio. No, non ci sarà noi, non ci abbiamo mai tempo, però ecco, diciamo, sono cose che volendo, come Telecentro è. Prego. Non ci si ferma mai. E certo, parliamo di calcio, ma non solo di calcio, mi vedi, anche di altri sport, che mi è arrivato l'input grazie a Stefano. Prego Stefano. No, io volevo anche puntualizzare, io volevo ringraziare anche la Federazione Gioco Calcio, che ci ha permesso quest'anno di poter ripartire e di iscriversi al campionato di terza categoria. Questo è un campionato importante. Sì, no, una soddisfazione. Quindi la Lega Nazionale Dilettanti, che te ha il simbolo lì sopra di Paolo Mangini, tutta la giunta, sì, ovviamente. Sì, sì, io ringrazio da Bruno Perniconi, il presidente Pasqualetti del Comitato di Livorno, a Federico, il segretario, che è una persona squisita, gentilissima. Quindi Bruno è stato anche nostro ospite. Certo, arriverà durante la stagione, sicuramente sarà il nostro gradito esito, così come Vasco Broggi, che è stato per anni il vicario, prima anche tanti anni con il compianto Mario Brescia, e poi con Paolo Mangini, che appunto viene dal settore giovanile. Marco, qualche bomba e poi siamo in chiusura, vediamo cosa c'è ancora. Il discorso appunto per il Livorno, che ha firmato oggi appunto pomeriggio Giuseppe Torromino. È un classico 88 e reduce a due stagioni in Serie C, certamente in eccellenza. Certo. Sarà un lusso, sarà un lusso. Bisogna calarsi nelle categorie, però attenzione, io dico sempre, a parte, sarà un lusso, nel senso, come ho detto prima, Bernardeschi, si vedrà sicuramente la differenza. Poi però lui ha giocato con la Ternana, con la Biellese, Carrarese, Treviso, Crotone, Entella, Grosseto, un giocatore fra virgolette vero. E dovrebbe firmare domani anche Daniele Vantaggiato, un'altra nostra vecchia conoscenza. Lui è stato promotore appunto del Livorno. Abbiamo dato la notizia qua la settimana prima, che ricordiamo abbiamo avuto la scorsa settimana proprio anche ospite di Raffaele Pinzani, il nuovo direttore sportivo appunto del US Livorno. Ricordiamo Livorno, questa differenza. Mentre la S sembra a oggi, se non farà ricorso, non è scritta neanche la terza categoria. Notizia proprio di oggi, quindi in diretta come sempre qui a Calcio Toscano, Calcio Giocato. Siamo veramente in dirittura d'arrivo. Volevo ringraziare anche per la squisitezza degli interventi Stefano Ferrara della Polisportiva Real Fortezza, direttore sportivo. Quindi toccherà anche trovare dei bimbi per quanto riguarda l'hockey su prato, e quindi toccherà ampliare anche le tue visioni. Un grazie particolare ovviamente a Marco Morelli. Buonasera a tutti, buonasera, e mercoledì prossimo. Buonasera. Non potevamo mancare poi i saluti finali al nostro regista Alessandro Baroni. Noi siamo veramente in dirittura d'arrivo. Ecco qua, un saluto, lo salutiamo anche noi qua in diretta. E poi ricordate, andranno tantissime repliche sul canale TC2 Sport, ovvero canale 272, poi domani alle 13 e alle 18, però sempre sul canale 94. Da Maurizio Zini è veramente tutto, buon calcio a tutti. Ciao!
Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. A Pontegola in via Romaiano 2, oltre 50 anni di esperienza, servizio celere e professionale per ogni esigenza di assistenza per compressori e idropulitrici. Concessionaria Compressori Kaiser. Kaiser Compressori è uno dei principali produttori e fornitori di prodotti e servizi nel campo dell'aria compressa in tutto il mondo. Tutti i prodotti li potete trovare da Gifra Service, vendite e assistenza compressori e idropulitrici. E a Pontegola, Pisa, via Romaiano 2, telefono 0571 497780.